non è stata strangolata a mani nude, ma usando un laccio o una corda, è quanto emerso dall'autopsia su Ashley Olsen, l'americana strangolata a Firenze nel suo monolocale di via Santa Monaca. Non ci sono elementi che fanno pensare a una colluttazione fra Ashley e il suo assassino. Emerge ancora dall'autopsia. Non ci sono poi grandi novità sull'ora della morte, che sarebbe avvenuta fra la notte di giovedì e qualche ora prima del ritrovamento. L'autopsia condotta ieri all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale di Careggi è durata fino a tarda sera. Sul cadavere sono stati eseguiti i prelievi per il test tossicologico e i tamponi per accertare se prima della morte ci sia stato un rapporto sessuale. Tutti i prelievi serviranno anche per un'eventuale estrazione del DNA da confrontare poi con il presunto assassino. Al momento la procura non ha dato il nulla osta alla sepoltura, ancora non ci sono indagati. In base a quanto emerge dalle indagini, non ci sono immagini che riguardino il portone della casa, ma gli inquirenti stanno lavorando su numerosi video. Dalle testimonianze emerge che la notte fra giovedì e venerdì Ashley è uscita dalla discoteca Monte Carla da sola intorno alle 3-4 del mattino. Il cadavere è stato trovato alle 14 di sabato. Intanto continua il lavoro investigativo della squadra mobile guidata da Giacinto Profazio. Le indagini sono coordinate dal procuratore capo Giuseppe Creazzo, che si avvale della collaborazione dei PM Luca Turco e Giovanni Solinas. Si seguono due indizi: il cellulare della vittima scomparso nel nulla e le telecamere.